Amici di Orecanews.it, bentornati. Ci troviamo a Oss e con quella che state guardando ora iniziano le nostre interviste destinate al pubblico dell'Oreca e della distribuzione automatica. Iniziamo proprio da uno dei maggiori produttori italiani di macchine professionali per l'OCS e per il bar, le caffetterie, i bistrò. Stiamo parlando di Faber Italia, proprietario del marchio L'Officina di Faber, e con noi c'è un carichissimo, direi, Fabio Teti. Fabio, bentornato. Grazie Fabio, ciao a tutti, finalmente siamo ritornati. Ecco, diciamo finalmente in presenza, finalmente tante persone che occupano i corridoi di questa fiera che dopo 2 anni torna in grande vigore, stand un po' più piccoli ma molto ben coperti e per l'esposizione e per il pubblico. Intanto la vostra ripartenza. Beh, la questione degli spazi praticamente era anche un po' dovuta all'incertezza che c'era un annetto fa, poi siamo ripartiti alla grande. Abbiamo scelto di avere degli spazi concentrati per essere più concisi su quello che vogliamo mostrare praticamente. Quest'anno abbiamo deciso di finalmente riaprirci al mercato internazionale, che è quello che ci ha dato più soddisfazioni anche durante il periodo di blocco, chiamiamolo così. Sono mercati internazionali del quale noi abbiamo puntato molto e crediamo di essere capaci di poter coprire delle sezioni di mercato del genere. Ci siamo presentati quest'anno puntando soprattutto sulle linee di fascia medio-alta. Abbiamo scelto dei prodotti che, come ci siamo detti anche prima, praticamente parlando dei cambi che ci sono stati durante quest'anno in corso per le materie prime, per gli aumenti dei materiali e per tutto quello che praticamente in questo momento verrà, era già nostro obiettivo 2 anni fa puntare su una sensibilizzazione da parte degli utenti, di una riconoscibilità del prodotto made in Italy, quindi dell'artigianato, della valorizzazione del prodotto artigianale di alta qualità. Quindi abbiamo deciso di puntare tutto su questo, scegliendo dei materiali nobili, puntando sempre sugli acciai, sugli ottoni, sulle varie tecnologie scoperte oppure disponibili nel mercato degli acciai. Abbiamo puntato tutto sul design, su un'estetica accattivante, su puntare su mercati che richiedano un'estetica più ricercata, più sofisticata, più avvincente. Fabio, alle nostre spalle c'è uno dei gioielli tra i tanti esposti ed è una delle macchine su cui più puntate per questa edizione di OSS. Di cosa si tratta? Si tratta del completamento della gamma Agenta, che è qualcosa che abbiamo già presentato nell'ultima edizione. Poi saltando una in finestra su queste esposizioni non abbiamo avuto la possibilità di presentare, però ciò ci ha permesso di perfezionare, quindi di lavorarci ancora di più sulla gamma Agenta. Agenta propone in questo momento un settore dedicato completamente all'Oreca, quindi si tratta di macchine a uso semi professionale, sempre mantenendo quello che è il nostro core, che è il prodotto in cialda. Abbiamo utilizzato quindi caldaie professionali, abbiamo dovuto studiare i modi per far sì che il vapore fosse ad hoc ed è quello su cui abbiamo puntato. Quindi Agenta viene proposta in un gruppo, 2 gruppi con caldaia, e poi quella che abbiamo vicino è la Mini Agenta, perché non potevamo non completare la gamma con un prodotto più confezionato a uso domestico. I materiali utilizzati sono legno nobile, sono legno massello, sempre con i nostri acciai, le nostre rifiniture sui dettagli.
ci punto molto, ci credo molto in questa macchina, già ce l'ho a casa. Già. Ma non solo, perché voi continuate a presentare le vostre produzioni tradizionali e direi di battaglia, come le macchine realizzate in collaborazione con la Astorina, con i soggetti di Diabolik ed Eva Kent, così come le macchine della linea Industrial, che sono davvero uniche al mondo per la loro semplicità e particolarità. La collezione Diabolik sarà riproposta quest'anno, anche perché sono anni con nuovi soggetti e soprattutto in contemporanea con l'uscita della loro film. Doveva essere una serie, poi hanno fatto un film su produzione Sky. Figo, un cast da paura. E noi che abbiamo avuto questa collaborazione con Diabolik già precedentemente, crediamo che questo sia il momento di far uscire fuori il carattere, cioè il personaggio, che magari non è conosciuto da tante generazioni, cioè dalle nuove generazioni, però sarà un modo, con un cast molto 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 figo, aggiungere questo personaggio praticamente con le varie sfaccettature, con anche nuove generazioni. Quindi abbiamo creato collaborazione con Diabolik e di questo faremo un marketing separato e indipendente. Chiaramente la collezione Diabolik può far uscire fuori la questione personalizzazione, quindi abbiamo dato anche delle serie limitate, siamo ritornati con la Camouflage, con l'Army, che era la più gettonata di qualche anno fa, siamo tornati con una collezione di artisti di graffiti prima, poi propaganda che possiamo vedere alle nostre spalle, quindi puntiamo molto sulla personalizzazione e edizioni limitate, perché l'oggetto Faber, l'intenzione è quella di farlo diventare un culto del settore, perché noi personalmente crediamo di fare dei prodotti validi. Il prodotto piace, è andato bene, io sono contento di quello che sta succedendo, assolutamente. E infine, ma non meno importante, la novità che mi raccontavi poco prima di accendere la telecamera e il microfono, ovvero la borsa che accompagna le vostre macchine, un'idea che è nata durante il lockdown, perché voi non avete mai smesso di continuare a fare ricerca e sviluppo. Allora, durante il lockdown il bello è abitare letteralmente all'interno dell'azienda. Io vivo all'interno della mia azienda, così come anche il mio socio. Quindi durante il lockdown noi praticamente abbiamo sviluppato l'impossibile, ci siamo dedicati totalmente alla creatività. La questione delle borse è perché abbiamo anche una possibilità di realizzare proprio dei prodotti artigianali, di pelletteria all'interno della nostra struttura. Avendo servito molti negozi di design in questo anno, molti negozi di arredamento, molte strutture che distribuiscono all'interno di servizi di design, l'idea era di far uscire praticamente il cliente contento dallo shop, dallo store, con un prodotto in quale si sentisse anche fiero, quindi fosse un misto fra il fashion, il design e il coffee. Quindi le borse che realizziamo accompagnano il prodotto, esclusivamente il prodotto, e danno più l'impronta di quello che vogliamo proporre, cioè un oggetto da design. E allora ricordiamo a tutti loro qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui poter scrivere per entrare in contatto con l'officina di Faber, affinché possa magari chiedervi maggiori informazioni sulle varie linee e chissà diventare vostro cliente o rivenditore o concessionario. Ma credo che possiamo scrivere alla mail generale, che sia info@l'officinadifaber.com, anche se ultimamente alle mail è diventato un arcano WhatsApp. WhatsAppiamoci. Ecco, allora dobbiamo dare un numero di WhatsApp che non conosco, possiamo metterlo qui in sovraimpressione. Perfetto, ed è quello che avete visto negli ultimi minuti e state ancora guardando. Fabio, grazie per il contributo, buon lavoro. Grazie a te Fabio, assolutamente, sono anche contento di essere stato tra i primi ad essere stato intervistato. Grazie mille.